Capitan Fazer, un'altra vittoria, ci avviciniamo ormai all'epilogo di questo campionato, il grado sono messo il girone. No, l'ultima qua contro questo essere. Ma oggi hai avuto una munizione pesante, squalificato. Mi spieghi perché, lui si è fatto fare apposta, perché si spaventa già contro di me. Capito? E allora, questo è diciamo, fuoco, Tarantino, è pensa a salvarti. Questo che è impossibile. Ma so, ci pensiamo a salvarci. Purtroppo sarà la mia prima assenza in portopalo in quattro campionati e mi dispiace molto. Chi è capitano? Brancati. Brancati mi dice sarà capitano. Cederà la fascia. Mi dispiace molto. Sì. Probabilmente tutta la mia squadra, tutti i miei amici mi avevano consigliato di farmi ammonire apposta. Per così evitare di saltare una semifinale, una finale, un quarto di finale. Ci arriviamo. Sì. Però io non volevo, perché proprio non volevo fare una assenza. Girano voci che Flaccomio sicuro vincitore del miglior difensore. Ma a prescindere da questa assenza e dal voto che avrei potuto prendere la prossima giornata. Battaglia, non lo posso vincere mai per le ammonizioni, ma anche perché ho perso gli scontri diretti sia con Flaccomio che con Calaio l'ho vinto. In chi è che l'ho perso? Ah no, con Calaio l'ho perso, ho vinto la partita, ma il voto, quindi a prescindere dall'avrei vinto. Però sinceramente quest'anno mi accontento di arrivare quarto miglior difensore, però fare una sorpresina, vediamo. Vabbè, alla fine con i Franciscaldi sarà un allenamento, no, un amichevole, no? No, è allenamento. Oh, come cazzo di ma tra l'altro è una partita che ci tengo particolarmente. Vabbè, perché Portopalo penserà nei playoff. Sarà una partita in cui... Le caviglie... Aspetta un attimo. Cabo! I tifosi se ne vanno. Billy, guarda Billy, guarda Billy. Questa è l'esultanza. Ma che boiata è questa? Comunque, Brancati, sarai capitano la prossima. Quindi comanda Brancati la prossima. Comanda Brancati, comanda Bacchetta. Quindi Davide ti vuoi giocare. Niente, un peccato. Che stavo dicendo? Stavo dicendo che... Ah sì, no, che le caviglie di Capitan Spinelli sono tra le mie preferite, quindi mi dispiace particolarmente, però... Devo dire che marcare Santo Stefano è stato molto difficile, soprattutto perché il doppio di me, io non vedevo la palla. un commento sulla vittoria del Grado terzo del girone. Ah, già matematica? Sì, già matematica. Quasi. C'è una questione che ovviamente... No, è matematica, oggi hanno festeggiato. Sì, vabbè, hai festeggiato. Ma allora, se devo dire, tipo 5 punti, devo dire la verità, magari contro gli Avengers abbiamo giocato meglio o no, cioè rispetto a come abbiamo giocato con Gladiators abbiamo giocato meglio con gli Avengers. Però se andò a affrontare i Gladiators è un pochino più difficile perché sono più catenacciari. Gli Avengers hanno un gioco più meno organizzato. E magari li lasciano esatto, vabbè, l'importante è che Portopalo ci sono per lo scudetto. E infatti, e poi niente, siamo cerchiamo fasi finali. Vince pure la prossima, cerchiamo di non fare una brutta figura alle fasi finali come abbiamo fatto. Vito come stava? Che oggi l'ho visto. Vito ha giocato 10 minuti, forse di più, però non potendo ancora calciare con la stessa tutti. L'ha passata molto. Per le fasi finali. Sì, sì, non si sa se giocherà contro di voi. Buono, fallo riposare. Per finire, oggi hai fermato un colosso come Santo Stefano. Sì. Ha fatto un gol al terzo minuto. Ha fatto un tiro incredibile, per carità, però ha colpito da dopo la metà campo. Quindi è stato un tiro incredibile, però Mirko avrebbe dovuto parare. Sì. Comunque poi a fare un po' di tiri li ha fatti, è molto forte. Però devo dire che sono stato abbastanza fortunato anche negli anticipi. Ho capito. Va bene, capitano, ti ringraziamo e ci vediamo sabato prossimo. La prossima intervista mi sa che la farà Brancati, visto che speriamo. Alla prossima, ciao.